Allora, Jacopo Plazzi, timoniere ITA 23. Allora Jacopo, siamo più o meno a metà strada di questo europeo Under 23 dei 49ers sul lago di Garda, siete equipaggio Fraglia della Vela Riva, possiamo fare un bilancio, anche se sappiamo che ripartiamo da zero con le classifiche, delle regate fin qui fatte, soddisfatto oppure no? Sicuramente i primi tre giorni di questo europeo assoluto, valevole anche come mondiale Under 23, sono stati buoni per noi. Siamo andati anche abbastanza sopra le aspettative concludendo le qualifiche primi, però ora questo è il primo giorno dei finali e si riparte da capo, si azzerano tutti i punti e quindi adesso bisogna ricominciare, altri appunto tre giorni di finali e appunto concludiamo sabato con questo nuovo tipo di regata chiamato Future Style e speriamo appunto di riuscire ad arrivarci in buona posizione. Parliamo sempre di obiettivi futuri, tu e il tuo compagno Molineris, gli obiettivi ovviamente su una barca olimpica sono quelli di? Beh, gli obiettivi sono quelli di arrivare più in alto possibile, sicuramente le prime 10 piazze al mondo sono molto, molto di alto livello e quindi se si riuscisse ad arrivare a un livello di quel tipo saremmo molto soddisfatti e anche nel panorama velico mondiale avremo una buona risonanza. Ovviamente siamo molto giovani e c'è ancora tanto, tanta strada da fare. Penso che stiamo lavorando bene, chissà. Una battuta sulle Olimpiadi. Non abbiamo avuto Sibello, ma abbiamo avuto un altro equipaggio misto perché sappiamo della defezione purtroppo di uno dei due fratelli. Le avete seguite? Cosa pensate che magari possa non aver funzionato? Sì, sì, le abbiamo seguite. Per quanto riguarda la classe 49er, l'equipaggio è stato Angilella Sibello, che sono stati molto bravi perché hanno potuto navigare solo pochi mesi assieme e sono riusciti comunque a finire in medal race al nono posto, il che è un ottimo risultato, quasi insperato all'inizio delle Olimpiadi per loro. Cosa non è funzionato? Sinceramente siamo in questo ambiente da troppo poco, secondo me, per riuscire a capire i meccanismi giusti e quelli sbagliati. Noi per ora andiamo sulla nostra strada, proviamo a impegnarci a mantenere costantemente un alto livello di allenamento e a vedere dove ci porteranno.